Pollicioni verdi, buongiorno e benvenuti in questa diretta live che solitamente faccio all'esterno dell'ufficio di Besprato e oggi invece la facciamo dall'interno dell'ufficio. Insomma, vi presento il casino che c'è dietro le mie spalle, anche il curbo di Rubik qua abbiamo. Allora, volevo fare questa diretta per parlare di alcuni elementi importanti nella scelta di un arieggiatore per il prato. Di cosa parliamo? Parliamo di come si sceglie un buon arieggiatore per prato. Salteremo tutta la parte relativa ai vantaggi e ai benefici, a che cos'è il feltro, lo diamo un po' per scontato, sarà oggetto di altro video in futuro. Sicuramente, diciamo, due parole le possiamo dire, eh? Quindi il feltro è un problema per il prato, come si vede da questa slide che avevo presentato, è una barriera. Per feltro si intendono le strutture vegetali morte, insomma, tutto quello che può ostacolare il perfetto scambio gassoso, il perfetto scambio idrico e lo scambio nutritivo. Il feltro quindi rappresenta un problema che dobbiamo andare a rimuovere ogni qualvolta vi è una presenza di feltro in quantità eccessiva. Andremo a fare una rimozione in concomitanza con la stagione di massima ripresa vegetativa. Quindi il feltro solitamente viene rimosso nei periodi di marzo e di settembre. Ovviamente le rimozioni si possono fare anche in altri periodi, se sei però interessato ad approfondire questi argomenti, vai in descrizione dove c'è un link. Entriamo quindi nel spiegare come si sceglie un buon arieggiatore partendo da quali sono i modelli, quali sono le differenziazioni tra i tipi di arieggiature. Dal mio punto di vista le differenziazioni sono due. Da una parte la tipologia di arieggiatura che la macchina riesce a fare e dall'altro il tipo di alimentazione, nel senso di come viene realizzato da un punto di vista dello sforzo, quindi dell'energia necessaria allo sforzo. Partiamo da quest'ultima suddivisione che è un po' più semplice. Gli arieggiatori possono essere manuali, come quello che vedete ad esempio nell'immagine in sovraimpressione, possono essere di tipo elettrico, ok? E possono essere, vediamo se ho una terza immagine, di tipo a scoppio. Poi ci sono anche gli arieggiatori a traino, eccola qua un'altra immagine. Che cosa governa la scelta di un arieggiatore? Della tipologia dell'arieggiatore da un punto di vista manuale, elettrico, a scoppio o a traino? Beh, gli arieggiatori manuali sono degli arieggiatori che sono delle specie di rastrelli, alcuni hanno anche delle ruote, sono indicati per superfici piccole, quindi io dico sotto i 100 metri quadri. Alcuni modelli come questo che vedete nell'immagine permettono anche di fare arieggiature sopra i 100 metri quadri. C'è molto sforzo da fare? Sì. È impossibile eseguire una buona arieggiatura? Assolutamente no. Questi sono attrezzi che io uso costantemente anche nel giardino, nel mio giardino, nel mio prato, perché è vero che richiedono un notevole sforzo maggiore rispetto a quello che è un arieggiatore elettrico a scoppio, ma d'altra parte, insomma, è anche un'occasione per fare un po' di attività fisica, io dico. Questa tipologia di arieggiatori, gli arieggiatori manuali, hanno solo uno sfeltrimento di un certo tipo, la regolazione dell'incisione della quantità di feltro che è possibile asportare è difficile, si può regolare sulla base dell'inclinazione,
con cui si attua il movimento, però diciamo che è completamente diverso invece alla famiglia degli areggiatori che la famiglia degli areggiatori elettrici. Gli areggiatori elettrici sono la categoria di areggiatori più utilizzati, più venduti in assoluto, ed è anche la categoria che io prediligo, perché se da una parte è vero che nei giardini molto grandi non è possibile impiegarli, quindi sopra i 1000-1200 metri quadri inizia a diventare un po' difficoltoso e alcuni modelli potrebbero anche andare in surriscaldamento, quindi bisogna fare delle pause, dall'altra parte l'areggiatore di tipo elettrico ha sicuramente dei vantaggi da un punto di vista che non ci fa respirare, insomma, i gas di scarico dei motori a scoppio, cosa secondo me importantissima, e poi hanno l'indubbio vantaggio che costano una frazione del costo, costano meno della metà e sono comunque estremamente validi. Io solitamente utilizzo quasi esclusivamente areggiatori di tipo elettrico in tutti quei giardini che sono sotto i 300 metri quadri, 400 metri quadri, però alcuni modelli si spingono a poter essere utilizzati tranquillamente per superfici di 700 metri quadri. Vediamo qui ad esempio questo qua è un modello, non è uno dei modelli più grandi, però insomma ecco, questo qui che vedete in questa immagine è il modello che io utilizzo e che tranquillamente permette l'esecuzione in prati di media pezzatura. Sopra questi qua ci sono gli areggiatori a scoppio, evidente, sono areggiatori che permettono, come ho detto, anche l'esecuzione di scarificazione, ne parleremo tra un attimo, l'altra importante divisione da prendere in considerazione. E poi ci sono gli areggiatori a traino, che sono gli areggiatori che si possono attaccare al trattorino tagliaerba. Un'altra differenziazione, un altro bel vantaggio che hanno solitamente sia gli areggiatori elettrici che quelli a scoppio, è che hanno il cesto di raccolta. Quindi dopo aver eseguito l'operazione non dobbiamo perdere altro tempo e vi assicuro che è un gran bellissimo vantaggio che distingue dall'areggiatura manuale e dall'areggiatura a traino. Quindi se avete modo scegliete degli areggiatori che hanno anche il cesto di raccolta. Vi sembrerà pazzesco al termine dell'areggiatura quanti sacchi di feltro vengono rimossi. Ovviamente l'areggiatura, a seconda di quanto viene fatta in profondità, tipicamente negli areggiatori elettrici, negli areggiatori a scoppio, è possibile attraverso una manopola regolare la profondità delle lame, in questo caso sono delle lame fisse, che arrivano nel terreno. Queste sono le due tipologie, mettiamo un po' più in grande così lo vedete bene, queste sono le due tipologie di lame che possono essere di rotori, che possono essere utilizzati negli areggiatori elettrici a scoppio. Alcuni hanno solamente le lame, altri hanno anche le molle. Vedete, le molle sono uno sfeltrimento simile alla areggiatura lame folli, quindi estremamente gentile, non esegue una scarificazione del suolo, mentre in alto vedete la classica areggiatura a lame. Ecco, quel rotore che vedete in alto è possibile regolare quanto in basso e la sua posizione, quindi possiamo andare a fare o una sfioratura a livello del terreno o viceversa fare sì che le lame penetrino per un millimetro, due millimetri, non di più. Tipicamente negli areggiatori elettrici non è possibile andare molto in profondità, negli areggiatori a scoppio un po' di più. Che cosa serve andare in profondità? Che cosa serve grattare la superficie del terreno? Sicuramente la rimozione del feltro è più profonda, ma abbiamo anche il vantaggio che va a spaccare il terreno, a inciderlo. Questo è utilissimo nel caso di risemina. Solitamente dopo le areggiature su prati un po' diradati è evidente, sarà molto più evidente, che vi sarà bisogno anche di riseminare. Questo è, diciamo, il grande panorama per quanto riguarda le tipologie degli areggiatori, no? Per quanto riguarda invece la tipologia di areggiatura è proprio questa ultima differenziazione che vi ho detto. La scelta se utilizzare le lame piuttosto che le molle appare evidente alla luce di quanto detto,
Ma c'è una cosa importante da dire. È vero che i modelli di classe superiore forniscono entrambi questo tipo di rotori, però fate attenzione quando utilizzate le molle. La arreggiatura molle, fantastica, delicatissima, perfetta per tutti quei casi in cui poi non vogliamo andare a riseminare, diventa problematica quando c'è uno parecchio feltro, quando anche il prato è molto denso, perché se non stiamo attenti a fare una corretta regolazione dell'altezza di arreggiatura e queste lame vanno a toccare in maniera troppo insistente il terreno, tendono a spezzarsi. Abbiamo avuto molti casi di pollicioni verdi che hanno detto: ma come, si sono spezzate subito? Sì, è facile che si vadano a rompere se non lo regolate molto bene. Quindi quando fate una arreggiatura a molle, prestate la massima attenzione nella regolazione dell'altezza di taglio. Ricordatevi sempre che sia che voi utilizziate le lame, sia voi che utilizziate le molle, è comunque un'operazione invasiva. Non vi dico se andate a utilizzare, ma già si vede da questa immagine, no? Guardate quanto scarifica, quanto incide. Quindi quando si esegue questo tipo di operazione, quando si esegue questo tipo di utilizzo di macchine, va posta la massima attenzione che vi siano le temperature e le condizioni ideali per la ricrescita rapida, veloce del prato. Questi sono tutto sommato ovviamente i criteri base da un punto di vista tecnico. C'è poi tutta una considerazione da fare relativamente a delle questioni più commerciali di cui io non sono molto pratico. Ovviamente da mettere sulla bilancia il costo dell'arreggiatore, da mettere in bilancia sicuramente il tipo di garanzia che viene dato su questi modelli, e da mettere in bilancia anche la disponibilità o meno dei pezzi di ricambio. Esistono diverse marche. Nella descrizione di questo video ti ho lasciato un link ad un articolo nel quale è riepilogato un po' le cose che ti ho detto. All'interno dell'articolo troverai tutta una serie di esempi basati ovviamente in questo caso sui prodotti che troverai in Bestrato, però ritengo insomma che la scelta che abbiamo fatto dei brands che sono all'interno del nostro sito sia tutto sommato soddisfacente. Si tratta di attrezzature a seconda del livello di spesa che sono hobbistico evoluto oppure professionale. Questo non vuol dire che tu non possa scegliere anche altri brand, fai molta attenzione ovviamente, perché comunque l'operazione di scarificazione del terreno, l'operazione di arreggiatura, mette sotto sforzo le macchine in maniera significativa. Ecco, pollicioni, questo voleva essere semplicemente un video per darti degli ulteriori elementi per quanto riguarda la scelta dell'arreggiatore qualora tu decidessi di acquistarlo. C'è la possibilità di noleggiarlo nei garden. Il mio consiglio però, siccome è un'operazione che all'interno della metodica di Bestrato, all'interno del nostro metodo, ecco, è un'operazione che va fatta praticamente ogni anno o anche più volte all'anno qualora ci sia una manifestazione di feltro. Il feltro, l'ho detto all'inizio del video, è uno dei principali motivi per cui i prati generano si ammalano, ok? Nella descrizione troverai tutto. Adesso è il momento di scegliere qual è la macchina giusta per te. Magari se non vuoi spendere tanto, inizia pure, se il tuo giardino ovviamente è piccolo, con delle macchine di tipo manuale, con dei rastrelli arreggiatori. Mi consigli magari, se il giardino già inizia a essere di 40-50 metri quadri, di utilizzare un prodotto con le ruote, e dopodiché ti fai un'esperienza con questo, vedrai che prima o poi switcherai comunque al modello superiore, un processo che hanno fatto tutti, che iniziano col prodotto manuale per non spendere troppi soldini. Poi si accorgono, una volta che hanno provato magari l'attrezzo del vicino o che hanno visto alcuni video, tra l'altro che abbiamo pubblicato anche nei nostri canali, automaticamente poi vanno sui modelli superiori. Ok? Bene, concludiamo. Ti ricordo di nuovo, nella descrizione di questo video troverai dei link di approfondimento alla tecnica corretta di arreggiatura e alla modalità per scegliere il migliore arreggiatore. Con questo è veramente tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.
Ciao a tutti!